Abbiamo il nostro team composto da psicologi e mediatori culturali che da ieri pomeriggio si occupa di cercare di rendere umano qualcosa che è di disumano. Persone che sono state costrette a lasciare tutto nei propri paesi di origine, di mettere a rischio la vita propria e dei propri familiari, sono stati coinvolti ieri mattina in questo naufragio. Un naufragio che poteva essere evitato. Evitato se la volontà politica dell'Italia e dell'Europa potesse garantire a queste persone canali di accesso sicuri. Il nostro team ha registrato diversi casi che ci hanno toccato profondamente. Nello specifico, questa mattina abbiamo avuto un colloquio individuale con un ragazzo siriano di circa 20 anni, il quale si era messo in viaggio con il fratellino di soli 6 anni. Ci ha raccontato che nel momento del naufragio ha cercato di salvare la vita del fratellino mettendolo su un pezzo di legno della barca e ha visto spegnere la vita del proprio fratello pian piano, che purtroppo è venuto a mancare per ipotermia. E questo è qualcosa di disumano.